Corso Francia è la strada che ho percorso più volte nella mia vita, a piedi o con qualsiasi altro mezzo. Per cominciare a descriverlo con tutti i suoi controsensi, comincerò dalla Cassia, dai servizi sociali della Cassia, da questo teatro patologico della strada, dove le strisce pedonali sono dimenticate da anni. Di certo non paragonabili ad altre strisce pedonali che possiamo trovare nel centro storico. Comincio da quello che è il trampolino di Corso Francia, il discesone o il salitone. Fatto sta che dove fermo questo furgone, pochi giorni fa una ragazza di 18 anni è morta, Valentina. Tutto è cominciato da questo sdoppiamento di carreggiata che io chiamo chicane, ma purtroppo è una chicane a doppio senso. Troppe macchine la anticipano. Poi arriviamo al benzinaio, offre ottimi prezzi, ma molte macchine fanno una conversione su doppia striscia continua per entrare nella carreggiata opposta. Arriviamo all'incrocio al semaforo con via Fabroni, decine di incidenti ogni anno, alcuni mortali. L'incrocio con via Pareto, mortale anche questo, ma qui il problema è l'attività commerciale sulla destra, questi furgoni che obbligano perfino i pedoni a camminare in mezzo alla strada, oltre ai bruschi rallentamenti per il restringimento della carreggiata. Le consolari Cassia e Flaminia si uniscono in questo punto. Siamo ora al centro dell'imbuto, sulla terra di nessuno. O meglio, di nomadi truffatori che regolarmente e sistematicamente rallentano il traffico, intralciando la circolazione. Se nel senso di marcia opposto la fermata dell'autobus è accanto alla stazione di servizio, qui invece viene utilizzato lo spazio per parcheggi in doppia e tripla fila e la fermata dell'autobus è spostata più avanti a stringere ancora la carreggiata. Arriviamo a via Bodio. Siamo ora all'incrocio con via Bodio. La prassi right on red, ovvero poter girare a destra dando la precedenza, qui viene assolutamente e completamente ignorata, nonostante le macchine siano bloccate nella corsia dal semaforo. Da oltre 30 anni questo venditore di fazzoletti occupa l'incrocio. Sembra abbia aperto altre attività nel suo paese, ma qui è diventato anche il grossista degli altri venditori di fazzoletti che occupano altri incroci. Tutte quelle macchine che potrebbero tranquillamente girare sulla destra e entrare nella corsia laterale sono bloccate da un semaforo a dir poco stolto. I vari autobus non aiutano di certo la viabilità, sembra ci sia un ordine di scuderia che prevede il fatto che non entrino nelle piazzole di sosta perché faticherebbero troppo ad uscirne. Quante multe vengono fatte a chi getta la cicca dal finestrino? Il comune di Roma avrebbe l'opportunità di diventare ricco. Ecco ora il più grande controsenso di tutto Corso Francia. Transito vietato a motoveicoli inferiori a 50 centimetri cubi, ma sono gli unici che possono rispettare i limiti di velocità. Mentre invece si assiste allo slalomeggiare di autoveicoli che raggiungono 160 km orari in pochi metri per arrivare al loro ristorante. Cioè nessuno rispetta i limiti di velocità. Chi vuole provare a farlo viene superato già sulle rampe di accesso o lungo tutto il percorso schiacciato sulla corsia di emergenza, rischiando anche di andare a far parte di quella che viene definita industria della morte. Ospedali, ambulanze, medicine. Questo
nel prezzo. È tutto incluso.